Io personalmente non ricordo un altro film in cui si parli di un creatore di moda come di un creatore di forme. Sto parlando di Yves Saint Laurent, l'amour fou, ma è difficile immaginare che si possa parlare di qualcuno che ha creato il prêt-à-porter così, con la stessa importanza, con la stessa sorpresa, con la stessa curiosità con cui si può parlare, per fare un esempio, di uno scultore come Brancusi, che ha rivoluzionato le forme scultoriche nel primo Novecento, o come Mondrian. Tra l'altro sono tutti e due artisti che sono in questo film perché fanno parte di questa collezione che Saint Laurent aveva, ed è la collezione un fatto importante, vero Jacopo? Senz'altro, perché questi Mondrian, questi Giacometti? Giacometti non c'è. Non c'è assolutamente. Non c'è. Giacometti ci sta sempre, dai. Cioè, ci sono tutti tranne Giacometti. Ci sono tutti. Giacometti no. Anche perché Giacometti ci in questi film ci sta sempre, appunto, il fatto che non c'è si nota. Questi Giacometti, questi Andy Warhol saranno poi dilapidati, venduti a un'asta dopo la morte di Saint Laurent stesso, a malincuore da Pierre Baget. Alla fine la cosa curiosa è che un creatore di moda che esprimeva soprattutto attraverso il colore, le forme, la gioia di avere un corpo, di poter portare qualche un vestito sopra, questo film è, da questo punto di vista, molto originale, perché rovescia completamente questa sensazione. L'idea è che per quanto tu possa aver creato, per quanto tu possa aver disseminato nel mondo cose belle che hanno influenzato, che sono state amate, no? Alla fine tutto si perde in questa asta finale, tutto si c'è un finale un po' shakespeariano in qualche maniera, no? In cui shakespeariano e viscontiano, tutto il mood del film è viscontiano. L'attrazione verso qualcuno che appartiene a una specie che è ormai in via d'estinzione.